Restano tensioni nel Movimento 5 Stelle dopo il caso Fucksia, nuova espulsione in vista nel mirino, stavolta c'è il sindaco Grillino di Gela. Claudia Mazzola. Concentrati sulle amministrative 5 Stelle, ma proprio dalla corsa per la candidatura a sindaco di Roma arrivano le ultime frizioni interne al movimento. Protagonisti due ex consiglieri capitolini, Virginia Raggi e De Vito, entrambi in pole position per la sfida, anche se dal movimento gettano acqua sul fuoco e ripetono metteteci alla prova. Eppure proprio dai comuni dove 5 Stelle sono stati messi alla prova arrivano le grane. A Gela il sindaco, eletto poco più di 6 mesi fa, potrebbe essere espulso dal movimento già stasera. Qui la richiesta di espulsione nasce dal basso, a prendere le distanze dal primo cittadino una parte degli attivisti insieme a 4 su 5 consiglieri e agli ex assessori. Il sindaco ne ha cambiati 4 in 6 mesi. Sul banco degli imputati soprattutto le scelte nel settore energetico non in linea con il movimento, dice l'ex assessore trasporti Di Paola. A Quarto, altra amministrazione grillina, il comune rischia lo scioglimento per mafia dopo l'indagine aperta dall'antimafia sull'ex consigliere De Robbio. La verità è che il Movimento 5 Stelle nei comuni amministra bene avanti il programma elettorale. In quelle città dove ci sono criticità che risolveremo, ricordiamo che i partiti hanno lasciato un cumulo di macerie, come per esempio i 42 milioni di debiti del Partito Democratico a Livorno. Intanto conquistano spazio sul Financial Times Luigi Di Maio, icona, secondo il quotidiano finanziario, del nuovo movimento che vuole essere preso sul serio e governare.